Nell'aprile del 1963, Coltrane era in tour a Detroit per una settimana al Manor Key e ancora lottava con il suo bocchino. Alla fine l'ebbe vinta il bocchino. Dal Detroit Free Press, 12 aprile 1963. Quando il sassofonista John Coltrane decide di fare qualcosa, gli piace procedere senza fretta. Per rilassarsi, Train fuma lunghissimi sigari brasiliani e si sa che sul palco i suoi assoli possono durare anche 45 minuti. Quando martedì sera lui e il suo quartetto hanno aperto l'ingaggio corrente al Minor Key, Train stava pazientemente lottando con un nuovo bocchino. «Ha qualcosa di strano», ha detto Train. «E non si può essere a proprio agio se non si riesce a produrre esattamente il suono giusto. Dovevo essere io a comandare quell'oggetto e ci siamo scontrati. Gli ho detto, ti farò vedere io, ma ha vinto lui». Quando è a casa, a St. Albans, New York, insieme alla moglie Juanita e alla figlia Toni, di 13 anni, Train passa delle ore felici ascoltando la sua collezione di dischi dell'arpista classico Carlos Salcedo. Train ha mostrato il suo modo di procedere senza fretta anche in come ha costruito la sua carriera. Figlio di un sarto con la passione per la musica ad Hamlet, North Carolina, ha studiato il sassofono al liceo e poi a Filadelfia e in seguito ha intrapreso una crescente carriera con diversi gruppi strumentali. «Accettavo lavori», dice Train, «con ogni tipo di gruppo, anche se non ero d'accordo con le loro idee musicali, perché potevo imparare qualcosa e allo stesso tempo guadagnarmi da vivere». Ha lavorato con Dizzy Gillespie e Miles Davis e ha vinto 2 premi di Downbeat nell'ultimo biennio. Elvin Jones, di Detroit, è da 3 anni il batterista di Train. Di lui Train dice: «È l'unico batterista con cui posso suonare, ha un talento unico e altamente individuale e nessuno al mondo suona come lui». Train, a 37 anni, ascolta quando può i giovani musicisti di jazz per capire le nuove tendenze. «Quello che sento ora», dice, «è un movimento verso forme più libere di espressione. In questo c'è una sfida. Ma non sento mai il jazz andare in una sola direzione, va in tutte le direzioni. Il jazz è legato alle emozioni e ci sono molte emozioni diverse da esprimere».